Ciao, mi hanno dato il tuo numero perché vorrei affittare una stanza all'Hotel House. Insomma, da sola una ragazza all'Hotel House, quello non è proprio il massimo. Perché, insomma, è considerato un ambiente comunque pericoloso, ci sono molti extracomunitari, forse è meglio che trovi qualcosa fuori. E tu di solito a chi l'affitti, scusa? Non agli italiani, quindi? Esattamente, esattamente, extracomunitari, capito? Per i nostri standard, anche uno si accontenta, vabbè, magari sei giovane per cui non fai caso, ma lascia perdere. Affittano camera, sì, qua? Al quindicesimo, 350 se ti interessa. Tu credo, cioè, non ti consiglio, qua non ti perché? Mezzo. Non abbiamo casa, però. Ti spaccano la porta, non c'è niente, sbizzi, ogni 2 giorni c'è il bizzi. E perché? Perché qua si spaccia. Tu conosci qualcuno che ce la può vendere? Come no? Ecco, io sto aspettando. Stai aspettando quello? Spaccia la mano. Lei è alla ricerca di droga come noi e conosce bene gli spacciatori del palazzo. Si offre di accompagnarci dentro. Entriamo in un bar. Lo spacciatore sta ripulendo il tavolino dalla cocaina. Non vuole gente intorno e ci chiede di aspettare fuori. Pochi minuti dopo, la chiama al telefono. Va bene, 50. Ah, vieni il dottatoio. Dai, sì, 50. Non più di 50. Sola. Io da sola, da sola. Cocaina? Ok, vabbè. 50 euro. Ci siamo accordati sul prezzo, torniamo nel palazzo e lo spacciatore si presenta. Grazie. Scene come questa succedono all'Hotel House. 17 piani, 480 appartamenti, dentro Porto Recanati, a 1 chilometro dal mare. Doveva essere un residence per famiglie in vacanza ed è diventato un ghetto verticale. Ciao, vivi qua? Io abito sopra, eh? Da quanto tempo sei qua tu? 20 anni. Ma avete l'acqua potabile? No. Funziona tutto? No? No. Niente? Niente. Ascensori funzionano? No. Non c'è niente. Acqua sempre chiusa. Sempre il problema di tuba. Dietro Hotel House, troppo sporco, eh? È sporco? Mamma mia. Mi accompagna a vedere? Sì. E qui piove però. Sì. Sta per crollare il soffitto. Dove? Qui. Guarda qua. Una discarica. Siete abbandonati? Sì, sì. Qualcuno fa caca? Butta fuori. La butta fuori dal balcone? Ah, sì, se non c'è acqua, cosa devi fare? Il comune di Porto Recanati non vuole fare niente. C'è italiano e loro rispondi. Non c'è italiano e loro non vuole rispondere. C'è tanti bambino qui, se tantino, bambino italiano, il comune lascia così e non. No. L'acqua si viene pagato con soldi del condominio, la gente non vuole pagare nulla. Se qualcuno paga condominio e loro non fa niente, prendi i soldi, scappa. Chi deve pagare? Chi se italiano ce n'è il bambino cammina a scala e posso lasciar così? È quella che io chiedo questa. Dentro l'Hotel House sono circa in 2000, tutti extracomunitari. 32 etnie diverse convivono in questo blocco di cemento fatiscente. Gli italiani negli anni hanno venduto o messo in affitto i loro appartamenti agli immigrati. Franca invece ha scelto di restare e vive da 9 anni al 13° piano, senza ascensore. Questo è il posto che ci rifornisce di acqua per i servizi igienici e per lavarci. Da quando la Stea ha tagliato la fornitura dell'acqua per morosità. Andiamo avanti con quest'acqua qui e con una botte che ci porta alla Protezione Civile per avere acqua potabile da bere. Sembra sia stato fatto senza autorizzazioni. C'è un'inchiesta aperta. C'è un'inchiesta aperta da tantissimi anni, però andiamo avanti così. Quell'impianto antincendio, come si può vedere, non funziona. E un po' di tempo fa è andata a fuoco un appartamento al piano 8 e
l'incendio, praticamente l'hanno spento le persone che hanno visto che aveva preso fuoco. Qui chi vive? L'algerino che non si muove da quando l'ascensore è rotto. Saud, stiamo entrando! Permesso! Ciao! Da quanto tempo vivi qua? Dal 92, ho fatto braccianti agricole per 10 anni. Nel 2000 mi sono trasferito qua perché mio amico è entrato al lavoro in fabbrica. Allora mi ha detto a Kim, meglio che passi qua. Quindi ho lavorato lì, mi sembra, 15 anni o così. E poi che è successo? E poi la salute è iniziata a cedere. Cos'hai? Un cavità all'interno del midollo spinale. E quindi adesso non puoi muoverti? Cioè ti muovi con questo? Sì, con questo. È difficile, un po' difficile che mi muovo. Cioè come fa una persona come te a vivere qui dentro con gli ascensori che non funzionano? Sei chiuso in casa? Sì, è un po' difficile. Quindi da quanto che sono entrato a casa non ho uscito. Non sei più uscito? Cioè tu vivi qua dentro? Quattro tra questi muri. L'unica cosa che mi fa compagnia è la preghiera. Qualche volta mia madre mi chiama, come stai e come va. Cosa dico? Dico sempre io, mia madre, sto bene. Non gli posso dire che... Non posso dire che sto male, pure lei sta male per causa mia. Quindi trattengo tutto dentro e sto zitto. Qui lo chiamano il ghetto, però in effetti è così e si ha un interesse che rimanga così. Quindi la soluzione è, bene, state tutti lì dentro, sappiamo dove state, chi siete, tant'è che siamo pure marchiati sulla carta d'identità. Cioè? Abbiamo via salvo d'acquisto HH Hotel House. Siete marchiati? Sì. Cioè quando vai in paese, ti metti a parlare con qualcuno e gli dici abito all'Hotel House, cioè c'è un attimo come se gli passasse un brivido freddo sulla schiena, capito? Dico che il problema dello spaccio è quello più eclatante, ma è il problema più piccolo. Perché? Quali Perché altri problemi? Perché dentro ci sono, cioè una buona base di contraffazione, sia di produzione che di deposito, che di smercio. C'è tutta una serie di dinamiche, di situazioni che ruotano attorno all'illegalità, per cui nell'insieme delle cose non è che la situazione è causata dagli extracomunitari che non pagano il condominio, ma è causata, cioè, da tutti. In una sua intervista a dicembre ha detto: se entro l'8 dicembre non si provvede a sistemare il sistema antincendio, rendere potabile l'acqua che al momento è contaminata, togliere sporcizia perché ci sono discariche ovunque, il comune dovrà intervenire. È intervenuto il comune? Allora, il comune è intervenuto nel senso, ha fatto l'ordinanza, nel frattempo la regione è intervenuta. Stanziando dei soldi. 100.000 euro. 100.000 euro. Questi 100.000 euro sono stati spesi? È stato riparato il sistema antincendio? Ad oggi, febbraio, da dicembre. È stata fatta la gara d'appalto e nel giro di 10 o 15 giorni verrà firmato il contratto e verranno iniziati i lavori. Ma al momento cosa è stato fatto? Oltre ai 100.000 euro stanziati per il sistema antincendio che ancora non è stato riparato. No, adesso cos'altro, cioè, cos'altro ha fatto un'amministrazione? Anche allora, per le persone, cioè, per le persone che vivono lì dentro, ci sono 700 bambini. Guardi, è molto semplice. Siamo in continuo contatto con la prefettura, con la questura, con i carabinieri soprattutto. Ma questo contatto a cosa serve? E con la finanza. Cosa serve? Serve questo, sì, per tenere sotto controllo e per cercare... È un fenomeno che debellarlo, secondo me, non è semplice, ma che riescono mano a mano a portare via parecchia di questa gente, secondo me, è una cosa positiva. Si rischia una crisi sanitaria, l'acqua non è potabile. L'acqua... Più di 2000 persone allora, l'acqua... subiscono di un'acqua di un... Loro è presa da un pozzo. Utilizzano l'acqua di un pozzo. E perché? Me lo spieghi lei? Semplice, perché hanno 400.000 euro di debito col fornitore d'acqua potabile e quindi non c'è acqua, il gestore ha tagliato l'acqua. L'acqua, poi... la spazzatura, no, quelle non il si... sistema antincendio, l'ascensore quelle... che non funziona. Allora, quelle si risolvono quando i condomini pagano il condominio come pagano tutti gli altri negli altri condomini. Se loro pagano il condominio non hanno i debiti con l'Enel, con la Stea, mettono a posto gli ascensori,
fanno tutto, non pagano. Non pagano e quindi sono condannati a vivere nel degrado totale. Ma chi è che non paga? Gli appartamenti, circa 200, sono ancora di proprietà di italiani che comunque li affittano e non pagano il condominio. 200? Sì. Abbiamo detto 200 proprietari italiani. E le banche... Chi c'è tra questi 200 italiani? Il signor Cotronè, che ne ha una trentina. Cotronè? Sì. E non paga neanche lui? No. Lui è da 7-8 anni che non paga più. Fa dei contratti d'affitto dove richiede anche una quota come spese condominiali. Cioè lui incassa, ma il condominio non lo paga. A intervista finita, il sindaco di fronte alla vice sindaco ci conferma che è proprio così. Un italiano ha addirittura 30 appartamenti. Neppure qualcuno di più. Quelle persone lì devono pagare il condominio. No, però questa cosa del proprietario italiano non l'ha detta nell'intervista, perché uno che sente l'intervista può pensare che a non pagare il condominio sono gli affittuari. Ce ne sono più di uno di questi proprietari italiani, che ce n'è 5, che ce n'è 6. Che non pagano il condominio. Certo, e che sono solvibili. E poi arriverà il conto, domani.